Nell'oramai lontano 1992 usciva nelle sale L'ultimo dei Moicani, un bellissimo film di Michael Mann tratto dall'omonimo romanzo di James Fenimore Cooper. Si tratta di una pellicola in costume letteralmente magnifica, che fonde insieme un forte senso di avventura con uno spiccato romanticismo, il tutto condito con battaglie, scontri e inseguimenti al vertice della tensione. Tuttavia, il video di oggi non sarà sul film del 92, piuttosto su un'altra versione dell'Ultimo dei Moicani, ossia la versione animata del 2004 prodotta dalla Rai e da Mondo TV. Detto ciò, amici, buona visione! Esplode il tuono, Moica, combatterà, grande guerriero. Prima di passare effettivamente al cartone animato, è opportuno spendere due paroline su Mondo TV, giusto per avere un po' un quadro generale sia del contesto che del momento storico di cui parleremo. Mondo TV, che oggi è uno dei più grandi agglomerati di società attivi nel settore audiovisivo animato, nasce nel 1985 dalla mente creativa di Orlando Corradi. Corradi, tra la fine degli anni 60 e i primi anni 80, aveva già fondato un'agenzia licenziataria per distribuire cartoni animati giapponesi sulle nuove reti televisive in chiaro, comparse dopo la riforma della Rai, e anche un'attività import-export di oggettistica nipponica, la Doro TV Merchandising. Tuttavia, con Mondo TV prova a alzare un po' il tiro, infatti vuole arrivare a produrre una serie, oltre che distribuirla. Purtroppo però, i primi anni di vita della compagnia non sono proprio rose e fiori, e per questioni di mezzi, di risorse e anche di fondi, Mondo TV è costretta a coprodurre insieme ad altre aziende. Il Libro della Giungla, per esempio, lo produce nel 1989 insieme alla Nippon Animation, mentre Robin Hood, del 1990, lo produce insieme alla Tatsunoko. È solo nel 97 che Mondo TV riesce a, tra virgolette, camminare con le sue gambe, infatti da qui in poi il gruppo si limita a commissionare parte del lavoro tramite outsourcing ad alcuni studi coreani, come lo studio SEC, esattamente come aveva fatto lo studio americano Rankin Bass quasi 20 anni prima. Tuttavia, come producer unico, Mondo TV non firma dei grandi capolavori, anzi, per quasi un decennio si specializza nei cosiddetti mockbuster, ossia quei prodotti scadenti e a basso budget che emulano opere più famose. Per usare un'espressione un po' terra-terra, i mockbuster sono i cloni tarocchi, quei film animati, ma anche in live action, che vivono lì, in bilico, sull'abisso del plagio. Ora, molti di voi si chiederanno dove sta il vantaggio nel produrre i mockbuster, che sono notoriamente robaccia orrenda e insulsa. Beh, il vantaggio sta nel confondere lo spettatore poco informato che è vittima dell'hype. Infatti, i mockbuster escono un po' prima dell'opera che copiano, hanno un titolo molto simile e anche una locandina fuorviante, e per assurdo riescono sempre a raccattare qualche soldino, e molti vanno in positivo, anche perché i costi di produzione sono veramente ridicoli. A una certa, però, per fortuna, quelli di Mondo TV si stufano dei mockbuster e cambiano linea editoriale, spostandosi su qualcosa di comunque classico, ma non più plagiato dalla Disney o dalla DreamWorks di turno. Ed è proprio in questo periodo, i primi anni 2000, che sfornano le loro chicche migliori, o almeno secondo me. Mi sto riferendo a quattro serie in particolare, Sandokan e relativi sequel, Farat, il principe del deserto, Gladiatori e, naturalmente, L'ultimo dei Moicani, tutte realizzate con l'aiuto di Rai Fiction, la divisione della Rai addetta alle serie TV, al tempo guidata da Agostino Sacca. Per la regia generale dell'opera viene scelto Giuseppe Laganà, fumettista e animatore che, prima di aprire uno studio suo, aveva lavorato con Bruno Bozzetto e con Guido Manuli a Western Soda del 65 e anche ad Allegro non troppo del 74. Per quanto riguarda la sceneggiatura, invece, questa viene affidata a Paolo Morales, disegnatore, sceneggiatore e storyboardista che aveva collaborato con parecchi registi di Hollywood, tra cui Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Paul Schrader. A Morales, che si occupa anche del character design dei personaggi, si affiancano poi Lucia Zei e Marco Beretta. La sigla di apertura, infine, è scritta e cantata da Angelo Poggi e Giovanni Cera.
Ma adesso, signori, è giunto il momento dello sponsor, perché questo video è sponsorizzato da me. Sapevate che ho scritto un libro? Eh sì, è un saggio sul cinema animato di Mamoru Oshii, il regista, tra le altre cose, di Lamù, di Pat Labor e di Ghost in the Shell. Dai su, non fate i pigri e preordinatene una copia dal link che trovate qui sotto in descrizione. Non ve ne pentirete, parola mia. Ora che abbiamo fatto una breve ma doverosa premessa, possiamo dedicarci alla serie in sé. L'ultimo dei Moicani, composta da 26 episodi, credo che si possa rubricare come un'opera avventurosa con anche un taglio storico. La storia, chiaramente, segue il racconto sia del libro che del film di Michael Mann, tuttavia modifica qualche particolare per esigenze di storytelling e soprattutto per esigenze di target di riferimento. La vicenda si apre nel bel mezzo della guerra franco-indiana scoppiata nella seconda metà del XVIII secolo, che vede francesi e inglesi scontrarsi per il controllo dei territori tra il sud del Canada, lo stato di New York e la Pennsylvania. Tuttavia, al conflitto prendono parte anche parecchie tribù di nativi, alcune schierate con i francesi, come gli Huroni e gli Abenaki, e altre schierate con gli inglesi, come i Cherokee, i Mohawk e i Moicani. Si tratta principalmente di una guerra di posizione. Sia francesi che inglesi costruiscono fortificazioni in luoghi strategici, posti come Fort Duquesne, oggi Pittsburgh, Fort Ticonderoga, Fort Niagara e Fort Edwards, difesi da soldati regolari con aggiunte di volontari locali e anche di guerrieri indiani. Sulle prime, i francesi passano in vantaggio grazie alla guida del marchese di Montcalm, inviato appositamente dal re di Francia in persona, ma dopo qualche tempo ecco che parte la controffensiva inglese. Il generale Abercrombie, alla guida di quasi 20.000 uomini, riesce a conquistare Fort Ticonderoga e da lì in poi, una alla volta, tutte le città francesi rimaste sguarnite si arrendono ai soldati britannici. In aggiunta a questo, il marchese di Montcalm, ultima speranza dei francesi, muore in battaglia e così la guerra finisce con la pace di Parigi, siglata nel 1763, a seguito della quale i francesi sono costretti a lasciare quasi tutti i domini nordamericani. Ecco, su questo palcoscenico storico accurato, il cartone animato ci presenta i suoi protagonisti, che sono di fatto cinque: il cacciatore moicano Grosso Serpente, i suoi due figli Uncas e Occhio di Falco, quest'ultimo un bianco adottato da bambino, e due nobildonne inglesi, Alice e Cora Monroe, figlie del colonnello Monroe, il comandante inglese di Fort Henry. Nel dettaglio, sono proprio le due giovani ragazze inglesi a scatenare gli eventi. Scortate dal tenente Duncan, loro sbarcano in America con l'obiettivo di raggiungere il padre, ma durante il viaggio vengono attaccate dai guerrieri Huroni, alleati dei francesi, e a salvarle non sono altro che Grosso Serpente, Uncas e Occhio di Falco. Il gruppetto, a cui si aggiungono Duncan, innamorato di Alice ma non ricambiato, e il dottor Gamut, uno scienziato viaggiatore, si dirige quindi verso il forte, ma ecco che entra in scena il cattivo della storia, nonché il personaggio a mio parere meglio riuscito, il perfido Magua, capo degli Huroni. Magua vuole vendicarsi del colonnello Monroe, che in passato ha massacrato la sua famiglia, ma non desidera ucciderlo, la sua vendetta è più sottile. Essendo che il soldato inglese detesta gli indiani, lui vuole sposare sua figlia Cora, così da costringere il militare a vivere nel disonore, vedendo il sangue del suo sangue unito con qualcuno che odia così tanto. Tra una disavventura e l'altra, Magua riesce a rapire Cora e così Uncas, innamorato della ragazza, decide di salvarla a tutti i costi. Magua, però, si rivela un avversario a dir poco temibile. Inoltre, ciliegina sulla torta, si aggiungono anche i soldati francesi, i quali, guidati dal marchese di Montcalm, che fa un paio di apparizioni, riescono a conquistare Fort Henry e a costringere alla resa il colonnello Monroe. Messi oramai con le spalle al muro, Occhio di Falco, Uncas, Grosso Serpente e Duncan devono farsi in quattro per risolvere la situazione. E all'epilogo, dopo un litigio tra Occhio di Falco e Duncan per la mano di Alice, e dopo la tragica morte sia del colonnello Monroe che di Grosso Serpente, finalmente i due fratelli sconfiggono Magua e si uniscono alle loro amate, in un'atmosfera felice, sì, ma al contempo anche infinitamente triste. Se avete visto il film di Mann, che uso come paragone perché purtroppo non ho mai letto il libro, già da questa veloce panoramica della storia vi sarete accorti che è diversa. Per prima cosa le due sorelle Monroe sono invertite. Nel film è Alice che si innamora di Uncas e che viene rapita da Magua, mentre Cora si innamora di Occhio di Falco.
In secondo luogo, anche le morti sono leggermente diverse. Infatti, nel film perdono la vita il colonnello Monroe, Duncan, Uncas e Alice, che si suicida dopo aver saputo della morte del suo amato. Grosso Serpente, invece, sopravvive insieme a Occhio di Falco, ed è lui a dire l'emblematica frase «Ora sono l'ultimo dei Moicani», detta nel cartone da Uncas. Inoltre, la serie animata aggiunge parecchie vicende e parecchi personaggi inediti per fare minutaggio. Il Dottor Gamut, Piccolo Pugnale, Cerva Bianca, il Mercante Francese, i Bracconieri Cattivi. Tutta questa gente non c'è nel film, ma per riempire 26 episodi era ovviamente necessario creare qualche piccolo escamotage per mettere più carne al fuoco. Al netto delle modifiche e delle aggiunte, però, e qui arriviamo un po' al punto del video, l'ultimo dei Moicani rimane un ottimo cartone, secondo me. La sua struttura è un misto tra una storyline orizzontale classica e la formula del Monster of the Week. Circa due terzi degli episodi raccontano del viaggio dei nostri eroi, di Magua e del rapimento di Korra, mentre il restante terzo sono episodi standalone che iniziano e finiscono lì. Ma nonostante questo, sono comunque interessanti perché vanno a dettagliare e a impreziosire i personaggi e i rapporti che si creano tra di loro. Infatti, se è vero che il cuore dell'opera è all'insegna dell'avventura, è altrettanto vero che anche i risvolti romantici e melodrammatici sono importanti. Sicuramente l'idea del viaggio nelle foreste del nord alla ricerca della fanciulla in pericolo è avvincente, ma anche le love story che vanno a crearsi sanno essere interessanti. Naturalmente, alla base di tutto c'è una profonda differenza culturale e ideologica che il cartone riesce a dipingere molto bene. Le due ragazze inglesi sono le tipiche nobildonne aristocratiche e discretamente altezzose e hanno poco da spartire sia con i territori selvaggi del Nord America sia con Uncas e Occhio di Falco, che sono due spiriti liberi e indomiti. Nonostante questo, però, un po' alla volta prima Korra, più vivace e meno bacchettona, e poi anche Alice, un po' più restia, cambieranno al punto da innamorarsi sul serio di quei due cacciatori così diversi da loro. Interessante è pure la prospettiva di Duncan. Il soldato inglese è sicuramente un uomo d'onore, ma vedere Alice, di cui è innamorato, che preferisce Occhio di Falco a lui, lo avvilisce e lo porta a compiere azioni non esattamente corrette. Un dettaglio, questo, che gli conferisce ancora più umanità e ancora più tridimensionalità dal mio punto di vista. Il colonnello Monroe, invece, rappresenta la discriminazione cieca e ottusa di chi si crede superiore agli altri senza un motivo valido. Lui non vede differenze tra Grosso Serpente e i suoi figli e una canaglia come Magua. Ai suoi occhi gli indiani sono solo dei selvaggi di cui non ci si può fidare mai. Ma un po' alla volta, passando del tempo insieme a loro, capisce che non è così. I tre uomini che salvano lui e le sue figlie sono orgogliosi, certo, ma hanno un cuore nobile e un animo valoroso, al punto da rischiare le loro vite per gli altri. Una cosa, questa qui, che molti soldati dalla pelle bianca non avrebbero mai fatto. Per ultimo poi c'è Grosso Serpente, che incarna l'amore assoluto per Madre Natura. Il cacciatore chiede perdono ogni volta che uccide un cervo per mangiarlo, lo ringrazia del nutrimento, poi rispetta tutto ciò che cresce, sia creature animali che vegetali. Insomma, diciamo che ricopre il ruolo del saggio che vive nella zona grigia tra il misticismo atavico e la magia tribale. Parlando di antagonisti, di villains, i principali sono essenzialmente due. Il primo è il Marchese di Montcalm, un abile stratega nonché un uomo d'onore, che pur sconfiggendo gli inglesi permette loro di ritirarsi senza infierire. Il secondo, di gran lunga più centrale, è ovviamente Magua, divorato dal fuoco della vendetta. Come menzionato poco fa, Magua ha elaborato una vendetta crudele e raffinata nei confronti del colonnello Monroe, e cioè sposare sua figlia, cosa che getterà il nobile inglese nel disonore più totale. Paragonato a Uncas, a Occhio di Falco e a Grosso Serpente, Magua è la prova concreta che non c'è un legame diretto tra moralità e colore della pelle. Ci sono indiani cattivi come lui, certo, ma anche indiani buoni, e lo stesso discorso vale allo specchio, cioè per gli uomini bianchi, un concetto che, alla fine, capirà anche il cocciuto colonnello Monroe. Chiaramente, tutte queste chiavi di lettura all'interno del cartone non sono fornite in modo filosofico, elaborato, altisonante e pomposo. Si tratta di un prodotto per ragazzi molto giovani, pertanto sia lessico che toni sono entrambi calibrati per quel tipo di pubblico lì. Al netto di questo, però, è interessante notare come, dal lato visivo, si sia scelto di utilizzare una discreta dose di violenza.
Durante i combattimenti, che sono parecchi, i soldati muoiono colpiti da frecce, lance e pallottole e, purché di sangue non se ne veda praticamente mai, la brutalità degli scontri è molto evidente e molto comprensibile a sottolineare quanto quei territori possano essere pericolosi e anche spietati. L'unico punto debole dell'ultimo dei Moicani, a mio avviso, è il suo comparto tecnico. Stiamo parlando di uno show per la TV confezionato da uno studio italiano, al tempo non molto grande, con risorse contenute e che proveniva da un passato di plagi belli e buoni. E questa cosa qui si nota lontano un miglio. Fondali molto semplici e poco dettagliati, animazioni spesso e volentieri riciclate, transizioni veloci e nette tagliate con l'accetta, inquadrature distanti durante i dialoghi così da non dover animare i personaggi che parlano. Insomma, credo che si sia andati un po' a risparmio durante la produzione. Ma se riesci a passare oltre a questi aspetti, l'ultimo dei Moicani rimane un cartone affascinante, dal ritmo giusto, e che riesce a tenerti incollato alla TV, raccontando una storia di avventura, ma anche di diversità, una diversità di pelle e di contesto, che prende il classico uomo bianco europeo e civilizzato e lo trapianta in un mondo ostile e sconfinato, che però, sotto quella superficie selvaggia e inospitale, sa essere anche bellissimo e meraviglioso. Bene ragazzi, anche per oggi abbiamo finito. Sono sicuro che a molti di voi avrò sbloccato un ricordo, parlando dell'ultimo dei Moicani, ma è un cartone a cui sono molto affezionato, e questo perché ha fatto parte della mia primissima adolescenza. Io vi ringrazio davvero per il vostro tempo e per la vostra attenzione, vi ricordo che in descrizione c'è il link per comprare il mio libro, dateci un'occhiata, poi statemi bene mi raccomando, e noi ci si vede, come tutte le volte, al prossimo video!